Una bella iniziativa anche quest'anno con un titolo davvero significativo in prossimità della Pasqua. Certamente, in questo momento in particolar modo abbiamo bisogno di una risurrezione sotto tutti i punti di vista. Stiamo vivendo un periodo difficile e noi veramente speriamo che una risurrezione sia quello che ci porterà un mondo migliore. Sono 23 gli artisti dell'UCAI che hanno partecipato a questa mostra, come al solito, e poi interverrà il nostro vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti, che darà lustro alla nostra mostra, nella nostra galleria. Sarà visitabile in che giorni e in che orari? Il mercoledì e il sabato dalle 17 alle 18.30. E da questa sera sino a quando? Sino al 20 aprile, il mercoledì e il sabato. Eccellenza, un appuntamento tradizionale che ritrova gli artisti spezzini a misurarsi con i vari temi. Oggi un tema davvero importante e significativo, risurrezione. Sì, è un tema fondamentale per noi cristiani, è un tema però che richiama anche la necessità dell'uomo a rivedere la propria posizione di vita e a ritrovare quegli orizzonti di pace che ora tutti auspichiamo, ma che finora non siamo riusciti ancora a trovare né noi stessi né negli altri. L'arte è un veicolo molto importante per trasmettere la bellezza, il contenuto e l'armonia di tutto ciò. È bello che 23 artisti anche quest'anno abbiano voluto partecipare. Insomma, questo messaggio a Pasqua e a Natale è davvero sentito nei nostri artisti e questo è un bel segno di speranza. Sì, direi sì, perché appunto la bellezza rende anche più armonica la nostra vita e poi il fatto che possa essere espressa attraverso questa personalizzazione artistica fa sì che ognuno possa mettere in evidenza degli aspetti che poi in modo complementare vengono a completare di più quel mosaico di vita che la Pasqua veramente ci porta. È un bel modo per augurare una santa Pasqua a tutti, anche attraverso l'arte, attraverso i pennelli, attraverso appunto l'esprimere i propri sentimenti con delle immagini. Sì, decisamente, perché al di là dell'immagine o di quant'altro è sempre uno spirito umano che si esprime, in questo caso uno spirito credente che manifesta anche nell'arte, nell'opera delle proprie mani, la propria fede.